Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. È passata un'eternità, ma io sono tornato qua. Ho anche fatto la rima. Ok. Sono tornato con le pagelle perché è una vita che non registro più, perché ve l'ho detto che i video passati li avevo registrati tutti a dicembre quando mi erano arrivati tutti gli ordini. E niente, io direi di cominciare perché oggi facciamo le pagelle del Bath & Body Works. Non credo tutte perché forse ne ho ancora un pochino là, però le ho già accese tutte, quindi io direi di iniziare. Allora, oggi con l'iPad. Allora, aspettate. Ok, iniziamo subito. Aspettate che qua iniziamo con lei, la Midnight Blue Citrus. Eccola qua, meravigliosa la pack, il packaging. Aspettate che devo ritrovarle dove sono. Dove le ho messe? Eccole qui. Allora, citrus stupenda, ho scritto soltanto stupenda. Calcolate che le ho accese un sacco di tempo fa e non le ho più riaccese perché ne ho come avete visto appunto dagli haul, ho un sacco di candele. Ma ho visto che sul sito di Bath & Body Works stanno facendo gli sconti, sono 17 euro le candele a 3 stoppini. Io non le posso comprare. Comunque, dicevamo, allora, lei, che l'adoro. Oh, è delicatissima, però si sente tantissimo da accesa. E ho dato 9,5 da spenta e 9,5 da accesa. Sapete che tanto le Bath & Body Works sono meravigliose e si sentono comunque. Andiamo a vedere insieme gli ingredienti come da tradizione. Allora, siccome al solito il flash mi acceca, vabbè. Gocce di limone, acqua fresca di sorgente e la dolcezza del mango. La nostra candela a 3 stoppini diffonde il suo profumo in tutta la stanza. Ecco, bene. Comunque, aspettate che già mi sono dimenticato. Limone, acqua fresca e mango. Allora. Sì. Perché il limone lo percepisco perché io lo amo. Però non è quel limone forte come in un'altra, perché quell'altra lì mi ha fatto proprio vedere le stelle, meraviglioso. Vedere le stelle nel senso che mi ha mandato proprio su nell'heaven. Oh. Vabbè, l'acqua non la sento, però comunque il limone e il mango, il mix tra di loro lo percepisco almeno nella mia testa. È buona. Comunque, meravigliosa. Ditemi anche voi se ce l'avete, che cosa ne pensate, ovviamente. Vediamo. Scusate. Cosa succede? Andiamo avanti con la prossima. Veloci, così almeno non vi annoiate, se magari si carica questo coso. Abbiamo lei, la Cactus Blossom, che è pure lei meravigliosa. Madonna. Lei mi piace tantissimo, ma proprio tanto. Ma tanto lo dirò di tutte, perché che volete che vi dico? Vediamo un po' qua. La Cactus Blossom, meravigliosa e floreale. Vabbè, non potevo essere più specifico di così, perché sappiamo tutti che Blossom significa il fiore della pianta. E in questo caso qui abbiamo il fiore del cactus. Ma io il fiore del cactus sinceramente non l'ho mai annusato. Ma se profumasse così, vabbè, adesso sono ironico comunque. Se profumasse così, diciamo che tornerei a casa pieno di punti nel corpo, perché io lo abbraccerei quel cactus e vivrei lì per sempre, tanto con quei buchi là delle spine. Cosa sto dicendo? Non lo so, perdonatemi. Comunque, meraviglioso floreale, è qua, che novità. 9,5 da accesa e 9,5 da spenta. Meraviglia. E Ale, che vola via tutto. Buonissima. Vediamo un po' gli ingredienti. Fiori di cactus. Appunto, ho detto, se profumano così siamo proprio a posto nel deserto. Cocco baciato dal sole, che sinceramente non lo sento.
vaniglia e frizzante limone fresco. Ah, c'è il limone? Oh, per forza che mi piace allora. Fresca la nostra candela, che dice sempre la stessa cosa. Ma io sinceramente... No, vabbè, il cocco non lo sento. Però l'adoro, mi piace tantissimo. Cosa è successo qua sotto? Niente, vero? Non lo so, comunque. Buonissima. E le sto centellinando perché io sappiamo che non sono proprio economiche queste qua. Adesso c'è lo sconto, però non le posso prendere purtroppo. E l'ho già detto 50 volte. Comunque, anche lei perfetta. Vediamo la prossima che ho qua. Ah, qua, ecco. Qui abbiamo la meravigliosa Champagne Toast che io adoro. Madonna. Che tra l'altro ve la mostro insieme a lei perché sono molto 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 simili, perché Champagne Toast, vabbè, sappiamo il champagne, lo champagne, e poi abbiamo il Peach Bellini, che io l'ho collegato appunto al cocktail alla pesca, no? Il Bellini. E sono molto molto simili. La Peach Bellini è un pochino più pizzicante, c'è cioè un po' più l'acidità, tra virgolette, della pesca, appunto. Però si sente il frizzante. Mentre la Champagne Toast è più dolce. Ma mi piacciono tutte e due entrambe. Ovviamente. Devo tagliare qua gli stoppini. La Champagne Toast l'ho accesa veramente due volte e basta perché non c'è più sul sito della Bath & Body Works Italia, perché io l'ho cercata adesso per vedere gli ingredienti, ma non c'è. Quindi gli ingredienti li dobbiamo vedere da un'altra parte, tipo dalla cosa corpo, dalla crema idratante corpo che tanto... allora c'è. Ah no, aspettate che vedo prima i voti. 9,5 da accesa e 9,5 da spenta, ma tanto qua io sono praticamente uguale. Comunque, simili, vabbè, lo sappiamo. Amo, adoro. Amo, adoro. Ah, ah, ah. Comunque, io quando una cosa mi piace sono così, non ci posso fare niente. Allora, note profumate di bacche frizzanti e lo sappiamo perché lo champagne frizza. Ah, ma dai! E poi abbiamo le bollicine di champagne e succo di mandarino. Sì, perché l'agrumato si sente, ma c'è anche il dolce. Comunque, ve lo dico, ve le consiglio perché i voti, come vedete, sono alti, quindi come posso dirvi, non prendetele. Se riuscite a trovarle, perché la Champagne Toast io non la trovo più sul sito. Cosa ho preso qua? Lasciamo stare. La prossima che abbiamo. Abbiamo lei, Bergamot Waters. Anche lei è super delicata. Che però si sente. Vediamo a lei che cosa ho dato. Bergamot Waters ho dato delicata e buona, 8,5 da spenta e 9 da accesa, perché da spenta si sente poco, ma quando la lasciate andare bene, sciogliere la cerona, vi lascia andare anche lei, dove sapete, dove mi mandano tutte le altre candele. Non pensate alle parolacce perché tanto sono cose belle, quindi non vi mandano in quel posto là, ma vi mandano in paradiso, nel senso che sono buone. Non so perché sto parlando così oggi. Comunque, Bergamot Waters, abbiamo acqua cristallina, agrumi zuccherati e cremoso legno. Cremoso? E cremoso legno di sandalo. Vabbè, allora ce lo spalmiamo su una fetta di pane e ce lo mangiamo. Non fai ridere. La nostra candela è sempre la stessa. Ma il legno di sandalo. Facciamo la crema di nocciole anche, no? Lasciamo stare. Agrumi zuccherati, ok.
acque cristalline, vabbè, ma io l'acqua non la sento. Comunque, mi piace molto anche lei. A lei ho dato un pochino meno da spenta, perché da spenta non è che rende tanto. Da accesa invece sì. Vediamo la prossima. Sto andando veloce, ragazzi, perché qua è l'ultima. Ah sì, è l'ultima, bene. Così almeno non viene lungo il video. Abbiamo lei, di cui vi parlavo prima. Lemon Mint Leaf. Buonissima, io la amo questa qua. Che ve lo dico a fare. Anche questa qua sul sito non c'è più. Grazie mille, quindi vorrà dire che non potrò più accenderla. E tra l'altro sul sito americano, guardate qua un po', non so se vedete, ci sono le manate, ma ve lo dico io. Hanno la tre stoppini, che noi in Italia non ce l'abbiamo. Ma si può? Portatela! Portatela! Perché io la amo! E quando potrò riprenderla la comprerò. Non so come fare, però mi piace tantissimo. Vediamo i voti. Lemon Mint Leaf. Fresca, amorevole, intensa, e sono anche soddisfatto. E visto, l'ho scritto anche qui. Basta, non sono ubriaco comunque, ve lo dico già. 9,5 da accesa e 9,5 da spenta. Cioè praticamente qua le pagelloni oggi sono tutte uguali. Vabbè, tranne quell'8,5 da spenta. Comunque, vediamo. Sparkling Lemon Zest, che penso sia la zest e la scorza del limone. Poi abbiamo le foglie di menta e la verbana Springs. No, Springs non so che cosa sia, comunque. Noi le sentiamo, gli ingredienti, limone e menta, quello è che ci deve interessare a noi. E si sentono sia il limone che la menta, ma proprio perfettamente. Cioè, si sente proprio. E non mi ricordo se nell'haul, probabilmente ve l'avevo detto nell'haul, che vi lascio qua se ve lo siete perso, che mi ricorda quella Melissa si chiama, non mi ricordo più, quella che sfregate, che io la prendevo ogni tanto la piantina, la sfregavo e mi rimaneva lo stesso identico odore di questa qua sulle dita. Comunque, anche oggi dopo una vita sono tornato con le candele. Lo so che il canale sulle candele, però come avete visto ho portato anche le Q-Posket e i Funko Pop, e mi piacerebbe anche portare, dato che sapete che sono un grande fan della musica, di Celine Dion, Taylor Swift, Carrie Underwood, Shania Twain, chi ho perso? Ah vabbè, ma poi ho anche Jaden Michaels e anche Caroline Jones, che però di loro non ho CD, però di Celine, dato che ho un merchandising assurdo tra vinili, musica, libri, CD, libri, e anche di Taylor li ho, vi voglio portare anche video di collezioni musicali. Se non vi interessa, pazienza, però io lo faccio lo stesso. Grazie per i nuovi iscritti, che siamo cresciuti tantissimo, grazie per i mi piace che mi lasciate e anche per i commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, perché adesso ne registro un altro che avevo già registrato tanto tempo fa, ma che mentre l'ho editato l'ho cancellato per sbaglio. È sempre di Bath & Body Works e penso che uscirà dopo rispetto a questo. Quindi questo qua uscirà questa settimana e il prossimo uscirà la prossima. E niente, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un bacio grande a tutti e grazie ancora. Ciao ciao!